Buongiorno cari amici del canale, ritorno a fare un contenuto dopo un po' di tempo. Avete visto che non ho più fatto video in merito al mercato, anche perché sinceramente non c'è nulla, nulla su cui approfondire argomenti. Tutto è fermo da 6-7 giorni. In questo contenuto, innanzitutto, prima di parlare dell'argomento, vi invito a lasciare un like se non lo avete ancora fatto e iscrivervi per cortesia al canale. Attivate la campanellina per restare sempre aggiornati sulle mie notifiche, sui miei contenuti. Allora, il mercato è fermo, il mercato della Juventus è fermo. È fermo e c'è già chi si sta lamentando di Giuntoli. Vi spiego il perché. Perché questo inizio di nuova era, chiamiamo così, della Juventus era partita con i fuochi d'artificio. Quindi Giuntoli, ricordiamo all'inizio le parole di John Elkann che aveva insediato Giuntoli della massima carica, no? Aveva praticamente dato il potere, le chiavi della Juventus in mano. Giuntoli che circa un mesetto e mezzo fa si mette al lavoro e regala il primo grande sogno, tra virgolette, a noi tifosi juventini, che è Thiago Motta. A noi sinceramente ha fatto molto più piacere la dipartita sportiva dell'ectoplasma, se dobbiamo dire tutta. Poi chi se fosse arrivato sarebbe stato indifferente. Thiago Motta, ottimo. Ottimo acquisto, ottimo innesto, ottima qualità. La fiducia praticamente gli è stata data e gliela diamo a prescindere. Abbiamo visto che stagione ha fatto con il Bologna e questo è stato il primo tassello. Poi pian piano i giorni passano, arriva, ci lasciano per fortuna anche io aggiungerei Rabiot, Alexandro, va in scadenza. C'era stata subito la notizia che Szczęsny potesse approdare in Arabia, poi si è tutto arenato, poi ne riparleremo. E poi arrivano i colpi. Inizia con Di Gregorio, quindi Szczęsny completamente estromesso dal progetto Motta. Di Gregorio viene preso come portiere titolare. Arriva Douglas Luiz, il gran colpo che la Juve ha messo a segno in questo inizio del calciomercato per la nuova rosa e poi a seguire Khéphren Thuram, tutti sull'onda dell'entusiasmo, idolatriamo Giuntoli come salvatore della patria. Da circa una decina di giorni, tante chiacchiere, ma l'arrosto è poco. E io, se vi ricordate bene, vi avevo preventivamente anticipato il fatto che il mercato sarebbe stato a tre blocchi, tre tronconi. Il primo, i due o barra tre obiettivi da innestare immediatamente in preparazione. Cioè, voi sapete che la Juventus settimana scorsa ha cominciato a continuarsi la preparazione, la prossima andrà in Germania, cos'è che è tutto sfocato, sta merda, perché è sfocata? No. La prossima andrà in Germania, venerdì questo arrivano i serbi, Vlahovic, Kostic e Szczęsny, che poi vedremo che fine farà, ma è tutto bloccato. Perché? Perché bisogna cedere, ragazzi. Giuntoli adesso ha, a mio modo di vedere e ai miei occhi, i laser puntati, perché è da qua che si vede la grandezza di un direttore sportivo, perché bravissimo, bravissimo a chiudere i colpi che ha chiuso finora. Ma adesso si vedrà il vero Giuntoli. Quindi, Federico Chiesa, grande punto di domanda. Ce l'abbiamo ancora lì, Federico Chiesa. Il 20 si sposa, poi è stata data una proroga per il ritorno al lavoro. Non si sa se è Roma, non si sa se è Napoli, non si sa se sono 20 milioni, 25, i bonus. Fatto sta che è ancora lì e ci sta bloccando. Matias Sulè, altro grande dilemma. Settimana scorsa, a detta di tutti,
gli addetti ai lavori, doveva essere praticamente la settimana di Mattia Sassolé, il Premier, il Leicester che doveva rilanciare a 30-35, poi magari ci andrà, sicuramente ci andrà. Però da qua si vede il peso, si dà il peso di un direttore sportivo se è capace o no. Stiamo a vedere, noi siamo in attesa. Il calciomercato è ancora lungo, ragazzi, molto lungo. Poi ci sono tutti gli esuberi, Arthur, Kostic, Szczęsny, che adesso pare si sia riaperta un'altra pista, e vedremo. Rugani, io sono stato il primo a dirvi che Rugani, a prescindere dal rinnovo di contratto, non avrebbe fatto parte del progetto Motta ed è sul mercato. Questo può essere un'ottima pedina di scambio. Poi abbiamo Milik, che è ancora fermo lì. Abbiamo i vari Nicolussi Caviglia, Miretti, altro punto di domanda. Tutti questi esuberi che poi alla fine dovrebbero riuscire a fare, se piazzati, il tesoretto per affondare negli ultimi due colpi, che dovrebbero essere un centrale difensivo, tutti dicono Todibo, vediamo, e Theon Koopmeiners, che è l'obiettivo principale. Ma l'Atalanta non si scosta da quella richiesta ed è un grosso problema. Ecco perché c'è uno stallo, perché adesso è il momento di tirare fuori le palle. Adesso è il momento di vedere se Cristiano Giuntoli sa il fatto suo. Per me potrebbe anche essere, ma non siamo più al Napoli. Non siamo più in società dove ti va bene questo, quella. No, qua siamo alla Juventus e le cose cambiano. Sappiamo tutti che la Juventus, quando va sul mercato, ha un difetto verso, diciamo, chi vende, che alla Juve chiedono sempre tutti di più, quindi non si sa il motivo, e qua deve essere bravo il direttore sportivo a riuscire a mediare a queste trattative. Quindi le cessioni oggi sono la priorità questa settimana. Ieri doveva arrivare l'offerta dell'Leicester per Mattia Sulè, non è arrivato nulla. Vedete il calciomercato com'è? Parlo a quelli che una quindicina di giorni fa mi hanno mandato in privato su Instagram, su Messenger, le foto con Riccardo Calafiori e la maglia dell'Arsenal, con scritto sotto: a Cazzaro ha appena firmato, smetti di dire puttanate. Brutte teste di cazzo, io dico. 17 luglio, scusate anche il francesismo. A me pare che Calafiori sia ancora un dipendente del Bologna, anzi, trattativa con l'Arsenal risulterebbe congelata, detta della Gazzetta dello Sport di ieri. Ed è notizia di ieri che Riccardo Calafiori è stato convocato per il ritiro con il Bologna di Italiano, quindi comincerà il ritiro con il Bologna. Non era tutto fatto Calafiori all'Arsenal, non aveva già firmato. Come funziona adesso? Ora, tutto può accadere, magari domani firmerà con l'Arsenal o magari la Juve si farà sotto, non lo so, vi ho spiegato il motivo, il pacchetto ve l'ho dato, sono stato io il primo a dirvi dei problemi che lui avrebbe potuto avere. Ancora 10 giorni fa io vi dissi che era uscito questa notizia, era arrivata a me, di questi faldoni, questi test medici che non sarebbero proprio, diciamo, congrui al 100%. Potrebbe essere che l'Arsenal sta temporeggiando per questo, oppure potrebbe essere che c'è la mano di Giuntoli sotto per intromettersi ancora, non lo so, io non so più un cazzo, tra l'altro non vi dirò neanche più un cazzo, punto numero uno. Quindi il mercato della Juve adesso sembrerebbe bloccato, bisogna cedere, ragazzi, bisogna cedere, cedere, cedere. Sulè e Chiesa sono i primi che devono uscire per fare e poi gli altri per fare il tesoretto. Quindi l'unica cosa da fare è aspettare, aspettare. Tutti che escono tutti i giorni con i video di mercato e dicono sempre le stesse robe, sempre le stesse robe. Ah, vi lascio con la notizia
che settimana scorsa tutti dicevano Sancho praticamente ad un passo dalla Juve, già firmato accordo totale, e Sancho molto probabilmente trattativa anche lì arenata, e adesso vedremo magari cosa succederà nei prossimi giorni. Ecco che adesso arriva il bello del mercato. In bocca al lupo Cristiano Giuntoli, mi raccomando, sei partito alla grande, tutti noi siamo contenti, diamo fiducia, ma adesso devi farci vedere di che pasta sei fatto. Scrivete nei commenti cosa ne pensate, è importantissimo che voi commentiate, io vi leggo tutti, anche se non ricevete la risposta, io vi leggo e vi metto il cuore perché vi ho letti. Se ho il tempo poi vi rispondo pure, come ho sempre fatto. Quindi commentate, commentate, iscrivetevi al canale, lasciate un like. Fino alla fine, come sempre. Forza Juventus! Un bacione. Ciao!